Intanto grazie, grazie a tutti, scusate per il ritardo, noi comunque siamo qui per presentare la nuova campagna abbonamenti, inizia un nuovo anno, anche l'anno scorso eravamo qui per presentare la campagna, anche 2 anni fa, l'anno scorso e 2 anni fa non è andata tanto bene, ma qui questa è una sede che a noi è molto cara, tra l'altro perché sono degli amici, degli sponsor del Pescara e sono stati anche, Lumanges è stata anche socia del Pescara per diversi anni, perciò ringraziamo il titolare e tutti quanti loro perché sono sempre vicini ai colori biancazzurri. Il primo tassello della stagione è qui a fianco a me, è il nostro direttore Peppino Pavone ed è lui che insieme a Giorgio Repetto ha già iniziato il suo lavoro mettendo intanto il primo tassello che è stato importante, che è quello tecnico, il nuovo allenatore che presenteremo, Marco Baroni, che presenteremo ufficialmente lunedì, adesso stiamo vedendo dove, o allo Stadio Adriatico o in un'altra sede che vi comunicheremo molto velocemente, però intanto un caloroso e benvenuto in bocca al lupo a Peppino Pavone che è qui, che speriamo che possa fare qualcosa di veramente importante. Lui con la sua calma intanto sta trasmettendo a noi, a me, Daniele e Giorgio anche un pochino più di tranquillità perché noi siamo un po'... È vero Peppino, vogliamo correre un po' di più e invece lui ci ha tranquillizzato anche durante la scelta dell'allenatore in questi giorni e penso che continuerà a farlo sempre perché tutti voi conoscete Peppino, è un ex giocatore del Pescara, già quando giocava qui a Pescara a quei tempi era... Cioè, non ci farebbe la figura tantissimo, però vabbè, c'eravamo tutti a vederlo, però c'era pure quella persona che sta dietro di te, Totò De Leonardi sicuramente, e c'erano tutti qui quasi. La sua esperienza sicuramente per noi sarà veramente importante, però adesso presentiamo la campagna abbonamenti e poi alla fine, prima farete delle domande se volete sulla campagna, e poi possiamo parlare con Peppino e potrete fare delle domande anche a lui. Allora intanto chiedo al titolare dell'agenzia dell'ADV che è qui con noi di salire qui sul palco qui vicino a noi e di illustrare un attimo il perché abbiamo scelto questo slogan di questa campagna e come è nata questa collaborazione con il Pescara, perché lui è soprattutto un tifoso del Pescara e lui e la sua agenzia hanno voluto lavorare con noi quest'anno e ci accompagneranno per tutto quest'anno nel percorso delle varie presentazioni e di tutto quello che è comunicazione. Vieni. C'è il microfono? Sì. Allora io la vorrei spiegare così da... Non sono in veste di agenzia ma di tifoso. Prima di tutto tanti di voi mi conoscono, da quando ero bambino seguo il Pescara e lo faccio perché è proprio una passione dentro di me. La scelta, ci siamo sentiti con Federica e quest'anno finalmente ho potuto dare, diciamo, il mio apporto alla causa Pescara Calcio e mi è piaciuta l'idea di scrivere una fede, perché per noi, per chi è tifoso del Pescara, la fede è la cosa primaria e quindi ho giocato sul fatto della fede vera, l'ho trasformata nello stadio, quindi la fede vera è lo Stadio Adriatico e ciò dentro ci abbiamo messo il campo di calcio con le piste colorate e biancate. Il headline, cioè il claim, l'unica fede dal 1936, perché da quando è nata la Pescara Calcio, per chi è tifoso come me, e penso qui stiamo parlando della stessa cosa tutti quanti,
diciamo che è l'unica fede al di là di tante altre fedi che possono essere più o meno importanti. Niente, ringrazio la società per avermi dato questa possibilità e faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Pescara e niente, non ho più nulla da dire, grazie. Allora, ringraziamo Giuseppe, è veramente stato tra l'altro anche molto veloce, perché noi la campagna l'abbiamo preparata già, era pronta per la fine della scorsa settimana e con lui insomma abbiamo lavorato molto velocemente, perciò lo ringrazio ancora. Allora, la campagna abbonamenti partirà ufficialmente il 10 luglio in prelazione. La prelazione sarà di due tipi: per chi rinnova l'abbonamento fatto lo scorso anno con prezzi ancora più vantaggiosi rispetto per la tariffa del nuovo abbonato rispetto all'anno scorso, o chi può usufruire del pacchetto double, cioè chi ha sottoscritto l'abbonamento almeno negli ultimi due campionati e chi avrà un risparmio maggiore. La vendita libera inizierà il 18 luglio, i punti vendita sono 6 e in cartella stampa li avete tutti. Le novità più importanti, diciamo, sono intanto che l'età degli over è passata a 60 invece che a 65, quindi il biglietto ridotto sarà per tutti quelli nati fino al 1954. Il prezzo poi sarà ridotto anche per gli under 18 e la novità in assoluto è ridotto per gli studenti universitari che al di là dell'età avranno l'abbonamento a prezzo ridotto, per capirci anche un ragazzo di 27-28 anni che è ancora iscritto all'università pagherà il prezzo ridotto e non l'intero. Questo perché anche l'anno scorso abbiamo ricevuto diverse richieste di dare una mano anche agli studenti universitari e quest'anno l'abbiamo voluto fare. Poi abbiamo riproposto il Family Pack con sconti importanti per le famiglie numerose. Nell'ultimo foglio del comunicato stampa troverete una tabella con i prezzi dei biglietti per questa stagione comparati a rateo per gara. Vedrete quanto risparmio offriamo per chi decide di abbonarsi. Ad esempio, un uomo senza alcuna riduzione che si è abbonato nelle ultime stagioni e che vuole andare in Curva Nord comprerà di diritto l'intero prelazione double a 80 euro. Se dividiamo le 80 euro per le 21 partite casalinghe si troverà a pagare 3,81 euro a partita contro i 10 euro del biglietto, un risparmio di ben 6,20 euro circa. Io ho qui anche una tabella, se voi volete vi dico anche qua, ma ce l'hanno loro in cartella questa? Facciamo qualche altro esempio. Per quanto riguarda la tribuna adriatica centrale, ad esempio il ratio è di 9,52 contro un biglietto di 22 euro. Per la tribuna adriatica laterale il ratio è di 7,86 contro il costo del biglietto di 16 euro durante il campionato. Per quanto invece riguarda l'abbonamento, come dicevamo prima, sempre per quelli che si sono abbonati da almeno due stagioni, in curva 80 euro, in tribuna adriatica centrale 200 euro, in tribuna adriatica laterale 165, poi ci sono la tribuna e la poltronissima. E anche qui il rateo è in curva nord di 3,81, ripeto, in tribuna adriatica centrale di 9,52 e in tribuna adriatica laterale di 7,86. Pensiamo di aver fatto ancora qualcosina in più per cercare di, in questo momento soprattutto di difficoltà che c'è a livello economico in tutto il mondo, ma soprattutto qui da noi, di premiare un pochino di più i nostri tifosi che ci sono stati veramente tanto vicini e che ci sono sempre tanto vicini, e soprattutto quelli che da tanti anni sono sempre abbonati per il Pescara, quel famoso zoccolo duro che spesso di cui spesso parliamo, che però per fortuna esiste veramente. Allora, se voi avete qualche domanda sulla campagna, possiamo farla subito, perché così dopo passiamo a presentare il pre-ritiro che faremo tra pochi giorni e poi a Peppino Pavone. Per quanto riguarda la campagna, appunto, viene riconfermata l'abbonamento gratuito per il
No, quello no, perché l'anno scorso la risposta, soprattutto nella seconda parte del campionato, cioè nel girone di ritorno, è stata negativa, sì, sicuramente. Perciò è stata un'iniziativa che abbiamo voluto tantissimo l'anno scorso, però ci aspettavamo la presenza di tutte le partite, invece c'è stata una presenza iniziale e poi, diciamo, sempre meno. La curva sud è stata, le ultime partite soprattutto, sempre vuota. Adesso con la provincia stiamo cercando di studiare un'ulteriore iniziativa, però non l'abbiamo ancora fatto in tempo, vediamo un attimino se c'è qualcos'altro che possiamo fare, volentieri. Comunque intanto tutti quelli che hanno ricevuto l'abbonamento gratuito l'anno scorso avranno la possibilità di usufruire di questi prezzi qui, cioè come se fossero abbonati da 2 anni, questo sicuramente, perciò diciamo che potranno abbonarsi al prezzo più basso che c'è in questo momento. Hanno accesso al double? Hanno accesso al double, sì. Non si poteva scendere un po' di più in altri settori, cioè questo è il massimo che potete fare con l'accesso ai costi, quindi soprattutto ai settori più caldi. Beh, abbiamo fatto veramente tantissimo perché noi siamo partiti già da un prezzo molto basso che era quello dell'anno scorso, cioè abbassare un prezzo comunque, il ratio dell'anno scorso ce l'avete anche qui mi sembra, perché è quello di 110 euro, abbiamo lasciato invariato è questo, perciò il ratio è di 5,24, siamo passati a 3,81 a partita, cioè è tanto, per la curva parliamo sempre del prezzo più popolare, poi è chiaro che la differenza è maggiore negli altri settori. No. Sì, biglietti ridotti 18 anni, quelle sono state, ho detto prima, le donne sempre. Che obiettivo avete? Quanti abbonamenti pensate di fare? Obiettivo, noi l'anno scorso abbiamo fatto 4.000 abbonamenti e 1.000 abbonamenti gratuiti. Quest'anno è chiaro che speriamo che tutti quei 4.000 possano riabbonarsi ancora, però staremo a vedere, certo che la speranza è questa, l'obiettivo è di raggiungere un'altra volta 4.000 abbonati, è una speranza e un obiettivo. Di confermare quello dello scorso? Sì, sicuramente. Questa stagione negativa sarebbe già un successo? Sarebbe un grande successo, sì. Però sarebbe una grande iniezione di fiducia anche per noi, perciò speriamo che venga apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questa campagna abbonamenti e poi vediamo, poi tireremo una somma. Forse la campagna acquisti così da fare passi con la campagna abbonamenti, cioè? Fate, più entusiasmo si crea, più gente. Ma guarda, io sono contrario a questo, infatti sono contrario, però è vero che succede così, nel calcio è così, però il tifoso è tifoso e al di là della campagna acquisti o del grande colpo o del giocatore forte che viene dato in pasto ai tifosi, insomma generalmente ci si abbona perché è la fede, quello che abbiamo detto, una fede dal 1936, se uno ha fede si abbona e crede nella squadra e dà il suo sostegno ai propri colori. Poi è chiaro che chi non si può abbonare, ha difficoltà o fa una scelta, viene a vedere la partita e paga il biglietto e non usufruisce di questa agevolazione, perché generalmente l'abbonamento si fa per cercare di abbassare il costo di ogni partita. Danilo, i prezzi dell'abbonamento double valgono solamente nella fase di prelazione, cioè dal 10 al 18 luglio? No, il prezzo di abbonamento double vale anche successivamente, fino a quando non diremo che chiuderemo la campagna per il double. Altre domande sugli abbonamenti? Prego Danilo. Non so, io. Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti? Ok. Indietro non si torna mai. Allora, adesso la novità di quest'anno è che abbiamo diviso il nostro ritiro in 2 fasi. Un pre-ritiro che inizierà il 16 e qui chiamo un attimo a salire qui sul palco il 16. Il 7 fino al 16. Chiamo il sindaco un attimo di Pizzo Ferrato, che è Palmerino Fagnilli, che ringrazio.
a nome della Pescara Calcio, ha voluto tantissimo la nostra presenza a Pizzoferrato. Noi ci siamo incontrati con lui all'inizio dell'anno, insieme abbiamo cercato di restare in Abruzzo. Poi sono uscite delle voci all'inizio di un ritiro soltanto a Boario, ma noi stavamo lavorando e come sempre nostra volontà quella di rimanere nelle nostre radici, perciò in Abruzzo. E quest'anno siamo riusciti a trovare questa intesa con il comune di Pizzoferrato, con il sindaco, con la struttura che ci ospiterà, del cui direttore è Sandro Palmitesta, che è un pescarese, grande tifoso del Pescara, e che mi ha tartassato praticamente per 3-4 mesi, almeno con telefonate 2-3 almeno alla settimana, negli ultimi giorni addirittura tutti i giorni, tra messaggi, telefonate, per cercare di andare lì. Però diciamo che abbiamo già iniziato con un campus, perché i nostri ragazzi sono andati via proprio domenica e hanno fatto una settimana lì a Pizzoferrato ed è stato veramente un gran successo, è stato bellissimo, e perciò vi ringraziamo già e speriamo che questo successo possa ripetersi adesso questa settimana che verremo su, questi quante sono 9 giorni, giusto, che saremo lì a Pizzoferrato, e poi che questa esperienza possa proseguire anche negli anni prossimi. Comunque la parola a te, descrivi un attimino intanto Pizzoferrato a loro, perché hai voluto tanto il Pescara lì da voi. Innanzitutto saluto il dottor Iannascoli, che come dire ci ha supportato e supportato in tutto quanto, perché poi arrivare su a Pizzoferrato per molti abruzzesi che nemmeno si conosce come posto, insomma, è veramente particolare. E anche saluto anche Peppino Pavone. Peppino Pavone, perché è venuto su insieme al Repetto e come dire hanno avuto già modo di vedere il nostro paese, la nostra struttura. Noi abbiamo provato ad ospitarli, ma voglio dire, loro sono persone molto impegnate, perché sono, non hanno voluto gradire. È stata una visita troppo breve, Chiaramente saluto anche il presidente Sebastiano, che non vedo, che però ci tengo, perché come sì, dire, che un impegno di lavoro non è stato, purtroppo all'ultimo momento non è stato presente. Al dottor Iannascoli, come dire, ci hanno permesso questo, letteralmente lo chiamerei miracolo. Dalle parole che ho letto, che ho appreso del presidente e del dottor Iannascoli, insomma, traspariva molto bene che, voglio dire, oltre al momento molto bello, carino, della fede sportiva, si è voluto, come dire, usare la leva dello sport per aiutare i nostri territori, che come è stato detto sono in difficoltà, e che quindi c'è stato anche un momento di attenzione fortissima pure a chi poi questa fede ce l'ha dal 1936, da anni che sta lì e segue. E quindi dare l'occasione a tutti i tifosi di, come dire, di poter vedere la squadra alle prese con una momento di preparazione, che è appunto il momento del pre-ritiro a Pizzoferrato. La soluzione, insomma, a noi ci ha reso veramente felici. Infatti abbiamo inviato il paese per salutare e i Delfini la scorsa settimana, e la prima squadra questa, e poi credo, dirà Tatiana Scoli sempre, poi anche il calcio 5 ad agosto, speriamo. Sì, sì, andrà pure il calcio 5. Pescara calcio 5 pure verrà. Insomma, Pizzoferrato che si tinge di un bellissimo biancazzurro, che poi sono i colori dominanti della nostra natura, perché il nostro cielo e le nostre nuvole sono particolari. Chiunque sia passato dalle nostre parti, infatti, si meraviglia, oltre che dell'ambiente, anche del cielo. E insomma, il Pescara Calcio in questo momento, la comunità di Pizzoferrato, il nostro territorio e le zone interne, credo proprio con questa scelta fa toccare con un dito il cielo. E di questo è questo il senso del ringraziamento, perché, come dire, uno sforzo anche per aiutare questi territori svantaggiati dell'entroterra, gli viene offerta una bella occasione, e noi chiaramente speriamo di essere all'altezza. Certamente ci impegneremo per essere degni di questa
di questa bellissima scelta, e quindi grazie molto. E proprio per questo, sempre con, chiaramente con la benedizione di Papa loro, chiaramente, il comune, come dire, insieme alla Pescara Calcio, tutti i dirigenti, allora insomma, si è pensato di, come dire, visto che appunto le intenzioni erano queste, di permettere a tutti i tifosi avere un bellissimo motivo per venire su da noi. Pizzoferrato è un paese che sta a 1251 metri sul livello del mare. Da Pizzoferrato, quando verrete, spero, me lo auguro, questi giorni, e poi ci sarà un giorno in particolare che appunto vi dirò, da lì l'ultima curva che poi ci arriva alla struttura sportiva, da lì si vede il mare Adriatico e si vede persino le Tremiti, quindi insomma, voglio dire, il nostro collegamento con Pescara ideale è anche di fatto. Poi si arrivano praticamente dopo il mare che si vede dall'alto, si arriva alle Faggete, Parco Nazionale della Maiella, zona di conservazione integrale A1 per dirla tecnicamente, insomma, pieno parco. Tempo fa è stato detto che è stato ammazzato un lupo, in realtà non erano i bracconieri, ma era una lotta tra cinghiali e lupi ed è successo questo. Questo per dire che poi siamo... Sì, avendo il cinghiale. Per dire che saremmo tutti in un lembo di territorio sanissimo, molto wild, direi, sciccoso per chi ama l'ambiente, no? E noi speriamo che, ci auguriamo che il Pescara Calcio troverà talmente tanto ossigeno, talmente tanto, che a parte il successo sportivo, anche poi la voglia, perché noi lo diciamo subito, noi speriamo solo di essere all'inizio di una bellissima collaborazione, di un bellissimo rapporto, e questo ci auguriamo che l'inizio sia buono, ma per guardare altri nuovi orizzonti dall'alto della spesa. Speriamo, certo. Scusi, come ha fatto a vincere la concorrenza di risolvere ha fatto lo stalker pure lui insieme a Sandro Palmitesti. Noi Sandro... forse c'entra anche la scala Giovanni, non si parla, quindi in genere si cambia. Quando si ringrazia in queste situazioni, io cerco mai di non fare nomi perché è sempre imbarazzante per certi versi, che però voglio dire, l'avete detto voi, sì, c'è stato il dottor Iannascoli, l'ha detto, Sandro Palmitesta, abbiamo avuto un alleato molto potente, e la scelta felice, che noi poi speriamo pure di essere all'altezza e degni insomma di questo generoso omaggio della Pescara Calcio a Pizzoferrato, a tutta la comunità montana e all'Alto Sandro, perché di questo si tratta. Sì, ci sono nomi più altisonanti anche nell'Appennino. Risondoli ne uno. Beh, vedete, no, perché, certo. Sono due anni, prima sono retrocessi, secondo anno non faccio più, è normale, come speriamo che quest'anno sia. Ti ringrazio. No, vabbè. Pizzoferrato. La prossima volta non glielo mandiamo il comunicato stampa della presidenza. No, vabbè. Io in questo caso vi dico che quando arriverete a Pizzoferrato, nel cartello di benvenuto che è dedicato a tutta Pescara Calcio, ci metteremo la I lunga di Maiella e Iannascoli, allora brevetteremo un'idea di comunicazione. Il 7 c'è il raduno. Partiamo. Il 7 c'è il raduno. Partiamo il 7 pomeriggio per Pizzoferrato. Restiamo a Pizzoferrato. Sì, ma mi fai la domanda, fammela finire a dire. Cioè, ma la conferenza di Baroni. Calma, 7 inizia il ritiro, ok? Il pomeriggio andiamo a Pizzoferrato e finiamo il 16. Diamo le date intanto, queste qui del ritiro. Il 16, dal 16 direttamente da Pizzoferrato ci trasferiremo a Boario e a Boario resteremo fino al 28. Il 28 a sera torneremo a Pescara. Queste intanto sono le date. Per quanto riguarda invece la presentazione del mister Baroni, lui arriverà direttamente il 7. Il 7 alle 11:30 faremo la conferenza stampa. Sì. Grazie, per fortuna ci hai detto qualcosa di buono.
Allora, ecco, detto questo, manca questo discorso, sì. Ecco, che voi troverete dentro la cartella l'iniziativa che l'amministrazione comunale di Pizzoferrato ha voluto insieme alla Sangritana, tra l'altro, ha messo a disposizione dei pullman per tutti i tifosi e per questa scampagnata che loro hanno chiamato scampagnata biancazzurra, e tutti i tifosi potranno perciò recarsi a Pizzoferrato utilizzando questi pullman e a un costo bassissimo di 15 euro riconosceranno anche il pranzo presso le strutture di Pizzoferrato, giusto? Perfetto, così poi troverete questo piccolo foglietto riepilogativo e così avrete tutte le informazioni, però anche qui potrete notare quanta voglia loro hanno di avere i tifosi del Pescara a Pizzoferrato. Ma ok. Pizzoferrato, quale squadra arriveremo? Cioè, riesci a sapere chi gioca la partenza? Adesso c'è il allora adesso arriviamo al direttore, adesso risponde il direttore, sta qui, guarda, questa è la. Io cioè, capisco, abbiamo già presentato che prima o poi si arrivava. Io credo che allora il Pescara. Io volevo dire che così come tutta l'Italia, no, a livello economico è sofferente, anche il Pescara non è che è fuori dalla logica globale. Il Pescara, dice, con quale squadra noi ci presentiamo in ritiro? Noi, d'accordo con mister Baroni, abbiamo scelto la linea dell'attesa perché comunque il Pescara a oggi ha 20 contratti in essere, se non di più, con i giocatori che rientrano. Quindi a tutti gli effetti una squadra l'abbiamo già. Certo, vogliamo andare con cautela anche per capire poi a tutti gli effetti quali sono poi le mancanze o i ruoli da coprire di volta in volta. Perché né io né Baroni conosciamo poi la squadra o i vari giocatori nella loro essenza, anche perché il giocatore, sì, uno dall'esterno può avere un'idea, ma è la quotidianità poi che ti dà il vero valore del giocatore. Per cui noi non vogliamo avere fretta, ma vogliamo ponderare le nostre scelte. Gli errori comunque ci saranno, ma perché nell'umana natura l'errore. Ma vogliamo cercare di sbagliare il meno possibile. Ecco perché noi andiamo piano, insomma, riteniamo comunque che magari nel settore, nel reparto avanzato, noi non dovremmo aver problemi, anche perché sono ancora rimasti gli Sforzini, Cutolo e quant'altro. Ma al di là di tutto questo, riteniamo che magari forse qualche acquisto vada fatto in difesa più che nel gioco, nel reparto avanzato e magari in mediana. Però vogliamo capire esattamente quali caratteristiche devono avere poi i giocatori, anche perché né io e Baroni abbiamo mai lavorato insieme, insomma siamo, diciamo, alle prime conoscenze, quindi vogliamo prima approfondire queste conoscenze per poi dar corpo alla squadra. Io non so se c'è qualche cosa in guardia. No, la faccio io, direttore, scusa. Ma allora. Si è detto che la scelta di Baroni era una preferenza presidenziale, mentre il direttore. No. Ci può spiegare questo fatto? No, ora è evidente che noi prima di scegliere l'allenatore eravamo convinti su una cosa. L'allenatore doveva essere condiviso da tutti, perché io per esperienza, quando uno impone un allenatore alla dirigenza o viceversa, quasi sempre nascono i contrasti, anche perché il fatto già che uno impone già dà fastidio, insomma. Per cui con molta lealtà abbiamo espresso la volontà di condividere l'allenatore.
Inizialmente noi avevamo scelto Giampaolo e io devo essere sincero, anche loro si erano allineati alla linea Giampaolo. Giampaolo per una serie di situazioni non ha accettato le condizioni della società, perché purtroppo oggi come oggi la cosa che non si capisce a tutti gli effetti che anche il Pescara, noi diciamo la verità, no? Anche perché la verità, quando dice la verità non ha niente da temere, anche il Pescara oggi non ha più l'ombrello della retrocessione della Serie A, per cui deve fare anche il Pescara di necessità virtù. È capitato che Giampaolo, non avendo accettato il discorso economico, erano in due i pretendenti, per cui noi per necessità siamo andati su Barone, ma è stato condiviso da tutti la scelta di Barone. No, non è un ripeto, erano i due contendenti che si contendevano la panchina del... È stato un duello all'ultimo colpo, fino all'ultimo colpo. Cioè uno per fare una scelta deve anche valutare tutte le situazioni o le posizioni, o no? Mi sembra anche normale. Posso fare una domanda? Certo. Sì. Volevo chiederle, proprio... rispetto a Sforzini, ho sentito un'intervista del mister che ha detto che Sforzini sarebbe stato uno dei punti di forza nel suo scacchiere. Nel mio? O nel mister? Ho sentito l'intervista di Barone su Sforzini. Ha detto lui? Che ho letto che diceva che ma io ho precisato che in ritiro io volevo, siccome la cosa noi dobbiamo aspettare il 7, aspetta, la cosa mi incuriosisce. No, allora noi, io ho detto prima che il Pescara ha sotto contratto 20 o 22 giocatori. E vogliamo vederli anche, perché a volte uno va cercando qualcosa fuori quando magari in casa ha quello migliore di quello fuori. Cioè, come? E l'erba del vicino a volte non è vero che è sempre più verde, o no? Quindi vogliamo capire esattamente che cosa abbiamo in mano. Oltretutto poi il mister valuterà anche quali sono i giocatori che sono propensi alla sua idea di gioco. Lei capisce benissimo che, insomma, cambiano anche un po' le prospettive. Cioè, noi Barone lo conosciamo, l'abbiamo visto, sappiamo che gioca in un certo modo. Magari Sforzini, per caratteristiche tecniche, può sposare proprio la sua filosofia. Ma noi asseconderemo quello che sono le volontà dell'allenatore. Mi sembra di sì, almeno a noi sembra di sì, non è arrivato nessun certificato medico, per cui ci sembra che sia sano, stia bene. Come? C'è qua. Io ho sentito giusto qualche nome. Penso di è una trattativa aperta. Pensiamo che di sì. Poi bisogna vedere le trattative come. Scrundi resta o viene girato come donna? No, intanto lo abbiamo tesserato, quindi lo portiamo in ritiro e lo valuteremo. L'abbiamo dato al Teramo. Totò, tu devi dire. E pertanto bentornato. Grazie. No, volevo capire, cioè tu stai parlando di Gianni Gianni, che comunque in questo momento sarebbe completo, nel senso che potrebbe aumentare un po' tutti i meriti. Cioè non è un organico provvisorio, dovrebbe valutare, fare un esame durante dunque noi molti giocatori non li conosciamo a tutti gli effetti, specialmente i croati, noi non sappiamo di che cosa stiamo parlando, giusto?
prima di esprimerci o prima di andare a prendere giocatori che magari sono la fotocopia di quello che già abbiamo in tesserati, vogliamo aspettare o no? Anche perché, anche perché a mettere i giocatori ci impieghi 2 secondi e toglierli dopo il problema. Cioè, il problema oggi del calcio italiano è che ogni società ha almeno 40 giocatori sotto contratto e noi non vogliamo fare queste, non vogliamo, o quantomeno non vorremmo più fare questo errore. Ma comunque voglio dire, voi intanto nel mercato ci siete comunque per... Sì, sì, ma anche noi siamo nel mercato sì per acquisire, ma anche per dar via. Non è che dobbiamo sempre e solo acquisire, obiettivamente. Capisco anche che il mercato è saturo, non è semplice, e anche perché determinati contratti poi non è mica facile toglierli. Direzione, qualche punto fermo, qualche nome punto fermo, perché l'anno scorso ci siamo trascinati dietro alcune situazioni, tipo Diana, sono a un certo punto, Vukusic, Sforzini che stava bene, sta bene. Qualche punto fermo? I giovani sono i punti fermi. Ma tipo, per esempio, sarà l'allenatore a stabilire Maniero, sarà l'allenatore che stabilirà se Maniero è un giocatore adatto alla sua tipologia di gioco o Sforzini, non lo so, le abbiamo sotto contratto, sì sì, tutti partono in ritiro, sì, sì. Noi abbiamo fatto le convocazioni, noi abbiamo fatto anche Vukosic, noi abbiamo fatto le convocazioni a tutti. Perché vorremmo anche capire di che cosa si sta parlando. Oscar. Sono tenuti obbligati a convocarlo. Sì, Oscar, scusa, facciamo fare domanda. Il suo arrivo a Pescara ha creato un'attesa sia nella stampa che nei tifosi legato alla sua esperienza, è conosciuto per lo più perché ha operato per le società con le quali ha lavorato, soprattutto con un mercato rivolto a giocatori molto giovani, che poi si sono rivelati essere dei giocatori forti nella maggior parte dei casi. E la società, credo, da quello che abbiamo capito, l'ha presa anche per questo motivo, perché intende giustamente puntare su giovani che costino poco per poi valorizzarli. Ecco, questa idea, intanto le chiedo se è vera, cioè perché adesso abbiamo avuto solo indiscrezioni, se la società le ha chiesto di fare questo, e se questo è vero e se questo lei farà, questo atteggiamento si sposa bene, cioè, ha incontrato il favore di Baroni, cioè nel senso Baroni ha accettato di lavorare con i giovani, magari possibilmente l'ha chiesto anche qualcuno di esperienza, oppure no, e concludo, perché lo scorso anno siamo stati in presenza, anche se a fronte di smentite preufficiali, di un allenatore bravo, Pasquale Marino, che però tendenzialmente con i giovani non lavora benissimo, infatti il gruppo dei giocatori più forti, i giovani che sono arrivati, è stato costretto ad andare via, Viviani, Piscitello. Ecco, quindi volevo sapere su questo tema che è importante. Dividiamo le due situazioni. Il progetto societario non può prescindere dai giovani, ma siete andati in Serie A con i giovani, giusto? Una società, io ritengo una società come il Pescara, non, è una cosa imprescindibile quella. Quindi nel futuro, certo, non dall'oggi al domani, per l'amor del cielo, anche perché bisogna ripianare, risanare e ripartire. Oggi come oggi magari certi contratti ci sono e quindi bisogna vedere come assorbirli, ma c'è un disegno tecnico ben preciso sui giovani per quanto riguarda la società. Quando è stato tesserato Baroni gli è stato detto questo, che a parità di condizione tra un giocatore esperto e un giocatore giovane, gioca il giovane. Ma Baroni l'ha accettato tranquillamente. Poi magari qualche esperto lo metteremo perché ce l'ha chiesto. Però in linea di massima, diciamo, è stata approvata la linea aziendale, la linea societaria. Grazie. Va bene, detto io faccio due nomi che mi sono resi della situazione, Barilla e Balzano.
Balzano è andato, Balzano va al Cagliari. Barilla è una trattativa aperta che purtroppo i giocatori fanno ancora fatica a capire che i costi in B devono diminuire, perché oltretutto c'è un tetto salariale anche in B è stato posto per far sì che le società possano pagare le mensilità. Per Balzano ho parlato con il suo amico Zeman direttamente. Ma Balzano era un giocatore in scadenza. Sì, vabbè, comunque cioè, ci risulta che insomma che si sono parlati. Lei non l'ha sentito, ma non per Balzano, insomma, anche perché non doveva chiedere niente a me, insomma, lui lo conosceva benissimo, oltretutto l'ha allenato. Magari in maniera amichevole, non ve lo vede. Quando un giocatore è richiesto da una società. Ma guarda che. Ma siccome Iannazzi era preoccupato, non era preoccupato. No, guarda, io dico sempre la verità, per cui non ho niente da temere, avrete modo poi di conoscermi, cioè capisco che è una provocazione. Capisco che è una provocazione. Giocava fortissimo. Ho capito che era una provocazione, per l'amor del cielo, però per dire che non aveva bisogno di chiedere a noi. Ma perché c'è stata, perché insomma era tendenziosa, perché c'è stato un periodo in cui il suo arrivo lasciava quasi scatenare nell'immaginario collettivo pescarese un ritorno, un grande ritorno di fiamma, cioè inutile, era un po' questa la cosa, ci giriamo intorno. In realtà la sua operazione era assolutamente sganciata rispetto. L'abbiamo detto da subito, no? Sì, però forse è il caso. No, di la prima volta, no? Allora, vi sono sincere, anch'io pensavo questo. Poi dopo, parlando con i dirigenti, guarda che la tua assunzione prescinde dalla venuta di Zeman. Siamo detti, piano piano, così, insomma. È una cosa tranquilla. Quindi. Totò. Grazie. E tu ce ne hai tante di tentazioni. Volevo chiedere a parte di discorsi tuoi, cioè qual è stata la molla che ti ha spinto ad accettare la proposta del pescare? Tu sei un trasportivo navigato. Ma guarda, io ho una grande simpatia e affetto per il Pescara. A me è una piazza che piace Pescara, anche perché probabilmente ho anche ricordi abbastanza felici di Pescara, positivi. Posso fare un inciso? Se tu fossi rimasto, probabilmente la storia del Pescara sarebbe pure cambiata, l'anno di Angelino. Ma noi, e due o tre di noi ebbero a che ridire con Angelino, insomma, vabbè, poi quelle cose. Ma sempre pro Pescara, pro Pescara. L'anno dopo poi siamo andati via io, è andato via Vincenzo Zucchini, insomma, siamo andati via 4-5 proprio per questo, diciamo che noi non condividevamo la metodologia di Angelillo, tant'è vero perché poi a volte la gente dice bisogna vincere i campionati, ho capito, ma quelli erano persone vere, perché noi a un certo punto arrivavamo al punto di dire vabbè l'allenatore resta perché deve fare la formazione, non possiamo farla noi la formazione, la deve fare l'allenatore, però da ora in avanti ci si allena perché per vincere devi correre, perché il problema fondamentale è che la palla non si ferma mai, non si stanca mai e tu gli devi star dietro e quindi devi allenarti, perché non puoi fare torito e partitelle tutti i giorni e dopo la domenica prima o poi paghi dazio. Questo era il problema. Siccome eravamo una squadra, al di là della valenza tecnica, ma eravamo una squadra legata alla maglia, erano tutti ragazzi per bene, Motta, Andreuzza, Bruno Nobili, Repetto, Vincenzo Zucchini, c'era Matteo Santucci, cioè tutta gente per bene, obiettivamente, professionisti veri, perché poi la gente chiacchiera e parla, ho capito, ma tu
devi avere all'interno questa tipologia di persone, professionisti che amano poi dopo il lavoro o amano la società a cui appartengono. Io ti faccio, giusto per perdere tempo, vi dico un aneddoto. La partita col Bologna, noi lì il sottopassaggio a Bologna è molto lungo. Lo spareggio. È molto lungo. Camminando, sono le due squadre che camminano, tu hai tutto il tempo di guardarsi, no, l'un l'altro. A un certo punto io dissi a Vincenzo, Vince, scusate il dialettale, ma vinta la partita. Dice, Beppe, non scherzare, perché abbiamo vinto la partita? Guarda lì in faccia, gli dico. Che cosa c'hanno? Sono bianchi. Siamo bianchi anche noi, disse Vincenzo a me. Sì, gli dissi, però loro sono bianchi di paura, noi siamo bianchi di tensione, che è una cosa diversa. Infatti dopo il primo tempo vincevamo già 2-0, perché... No, col Monza. Col Monza, Bologna col Monza. Questo è Giove, non lo sa. Hai capito? Cioè... Voglio dire, era composta da gente per bene, da gente seria, da gente che voleva ottenere qualcosa. Poi quelle, centrare poi quelle mentalità non è facile, specialmente poi con i giovani di oggi, al giorno d'oggi. Insomma. Però noi cercheremo di fare anche una valutazione morale se, per quello che... Quanto mi riguarda, parte mia, ben tornato a casa. Grazie.